Buona domenica ai nostri amici di Rete 8, bentornati al consueto appuntamento con la pasticceria che realizziamo sempre insieme al più grande pasticcere d'Abruzzo, il nostro Angelo Di Masso. Per altezza è sicuro. Grazie. Secondo me invece ci sono i requisiti per avere questo titolo, perché veramente ti ringrazio. Grande pasticcere e soprattutto grande cultura della materia prima. Grazie. Questa è una cosa importantissima e farlo in pasticceria non è così facile come fare una ristorazione. Sì, sì, no, questo ne sono un convinto sostenitore, no? Anche perché penso una cosa, che quando si lavora la prima cosa è che gli ingredienti che tu vai a utilizzare ti danno comunque un piacere proprio anche a livello gustativo. Io poi, essendo un mangio, ma poi anche sostenere l'economia locale, insomma le piccole realtà dei produttori abruzzesi che veramente ci regalano dei prodotti eccellenti, questa è una cosa importantissima. Quindi piuttosto che comprare il burro in Trentino Alto Adige, che per l'amor di Dio sarà buonissimo, ma qui in Abruzzo abbiamo veramente sì, per quello che si può, sicuramente altrettanto buoni prodotti veramente in maniera artigianale, quindi insomma assolutamente è vero, e il nostro Angelo lo fa, e per questo io voglio regalarvi grazie, questo titolo. Allora oggi andiamo, siamo un po' più tropicali, no? Sì. Nel senso che si chiama Choco Banana. Ma è comunque è un dolce, una tartelletta che a me piace tantissimo, si sposa benissimo con il cioccolato, che è un monorigine, con la banana e lo zucchero di canna. Beh, allora, l'abbinamento cioccolato-banana è un abbinamento classico, sì. Stanno bene insieme, un matrimonio solido e duraturo, sì. E quindi insomma è giusto utilizzare questi due prodotti insieme e creare qualcosa di nuovo. E poi anche con la meringa, che comunque dà una dolcezza, va a spezzare leggermente anche il cacao amaro della frolla e del cioccolato, e nell'insieme, quando si va a mangiare, io quello che voglio dire, a volte vedo tante persone quando mangiano una torta che è stratificata, comunque complessa nella lavorazione, non deve essere mangiata prima una parte sopra, poi dopo sotto. La prima, almeno i primi bocconi, devono essere presi dall'alto verso il basso, e bisogna poi assaggiare nell'insieme, e poi dopo, se uno vuole sentire, non so, con maggior precisione, il sapore distinta, lo fa in maniera diversa, ma non assaggiare prima, non leva una parte di sopra, l'altra, perché uno fa tanto per creare in armonia una lavorazione, e poi andiamo a rovinare tutto il lavoro dei nostri pasticceri quando appunto. Andiamo così. Ok, sì, che è essenziale. Andiamo a rovinare il loro lavoro, che è veramente intenso. Strutturato, sì. Strutturato. Allora, noi abbiamo preso una base per una tartelletta. Questa è un po' più piccola di quella che comunque poi ho prodotto, però singolarmente ce l'ho così piccola, poi a casa uno la può utilizzare anche come mignon, oppure anche un po' più grande. Si impasta della frolla così come abbiamo descritto, ma le nostre telespettatrici sanno benissimo. Qui possiamo sia stenderla la frolla, oppure questa è una frolla al cioccolato, alla quale abbiamo aggiunto semplicemente il cacao amaro, giusto? Del cacao amaro, sì, in proporzione, perché comunque il cacao di solito assorbe anche un pochettino di più rispetto a quello che è la farina, sì. Si può fare questo procedimento in questa maniera, uh-huh. Oppure diciamo, se, ma di solito tutte le casalinghe hanno un mattarello a casa, si può stendere leggermente la frolla, okay. Coprire la base della nostra tartelletta, mm-hmm. Nel frattempo che noi abbiamo impastato, ovvio, questa è una tartelletta molto veloce dove si possono preparare tutti quanti gli ingredienti prima, certo. Si taglia una banana, si aggiunge dello zucchero di canna, così come nella descrizione poi che abbiamo dato già di tutta la tartelletta, sì. Si mette al fondo. Quindi questa è semplicemente banana un po' schiacciata con dello zucchero di canna in basso. Zucchero di canna, sì, zucchero di canna.
chi vuole può metterci del rum o un liquore che piace. Dopodiché si va a versare, questa è una ganache di cioccolato all'interno sopra della tartelletta per ricoprire. Quindi ricopriamo, quindi base frolla al cioccolato, sì. Poi abbiamo ripieno con una banana schiacciata e con l'aggiunta di zucchero di canna e poi andiamo a ricoprire con una ganache. Con una ganache, semplicissima. Dopodiché la mettiamo in cottura a 200 gradi per 15-20 minuti a seconda della grandezza della tartelletta. Ok. E più è piccola la tartelletta, più aumentiamo leggermente la temperatura e riduciamo i tempi di cottura. Più è grande, ovvio, se facciamo una crostata ipotizziamo per 10 persone, non la possiamo cuocere a 220, anche perché si cuocerebbe solo esternamente e non internamente. Angelo, ci racconti brevemente come si realizza questa ganache, i cui ingredienti sono a fine puntata in grafica. Ganache, mettiamo la panna insieme a un tuorlo d'uovo e l'amido di riso e lo zucchero a ebollizione, si aggiunge del cioccolato, si rende cremosa, nel momento in cui andiamo ad aggiungere il cioccolato si gira e si addensa e dopodiché andiamo a versare. Quindi veramente operazione molto molto semplice. Sì, semplicissima. Adesso io vi voglio far vedere la parte finale della tartelletta, questa è ovviamente più grande. Sì, un po' più grande. Nel frattempo abbiamo fatto la meringa di zucchero che tutte le nostre casalinghe sanno, ma io voglio dire che su 100 grammi di meringa si utilizzano 200 grammi di zucchero. 100 grammi di albume? Di albume, sì. 200 grammi di zucchero, ogni 100 grammi di zucchero assorbono 30 grammi di acqua, okay. Si portano a bollore a 116 gradi, è meglio, però se non avete il pennello, da quando inizia a bollire calcoliamo 2-3 minuti all'incirca. Si versa sull'albume semimontato, oppure anche se non lo sbattiamo a mano, oppure con una planetaria che diventa più semplice, dovremmo ottenere questa consistenza. Bella. È ovvio che con questa meringa possiamo anche creare dei dolci, con ad esempio frullare delle fragole, aggiungere della panna, diventa cremoso e possiamo andare a fare un dolce che mettiamo dentro un bicchierino. Allora, io adesso ho preso parte di questa meringa e l'hai messa in un sac à poche. E andiamo a fare dei spuntoni di meringa sulla tartelletta. Che bella consistenza che ha. Sì, sì, ma poi è soffice. Si lavora meravigliosamente. Sì, diventa molto. E andiamo a flammeggiare con la cannula del gas. Qui mi piace perché diventa una parte croccante e morbida all'interno. Poi abbiamo la frolla che comunque, facendo un impasto indiretto di tutti gli ingredienti assieme alla stessa temperatura, otterremo una frolla molto friabile e piacevole al palato. Ecco, wow, io questo bella. Lo reputo un dolce semplicissimo, sì. Ma di bel effetto, fresco in bocca, che comunque lo possiamo mettere in frigorifero quando lo andremo a degustare. Quindi. Perfetto, va benissimo. Andiamo a degustare un prodotto caldo del cioccolato e lo stesso a livello di degustazione, la meringa, perché comunque lo zucchero mantiene lo stesso il caldo e il fresco poi della banana. No, devo dire che è veramente semplicissimo da fare, perché la base è una semplice pasta frolla, poi abbiamo una semplice banana mischiata con un po' di zucchero, della ganache e della meringa, cioè sono veramente tre basi di pasticceria facilissime da fare, che tutti noi sappiamo fare. Poi trovate gli ingredienti adesso a fine puntata con le relative dosi, per cui veramente potete provare a realizzare questa choco banana anche a casa vostra, perché è veramente facile e sono sicura che è un dolce ricco di gusto. Sì, e poi dopo voglio dire, si presenta bene, e quando abbiamo, ecco, tendo sempre a fare le cose per semplificare anche per le nostre amiche che ci seguono da casa, uno lo può preparare prima e quindi trovarsi senza, diciamo, all'ultimo momento, certo, no? Perché ci possono essere degli perché amici. Si può conservare in frigo. E adesso vi voglio far vedere come avviene, come si presenta, esatto, poi una volta all'interno. Tagliata. Sì, sì. Ed è veramente uno spettacolo visivo per. Wow, che bello!
per l'occhio. Bellissimo. Faccio vedere a te. Bellissimo. E poi i nostri amici e le nostre amiche. Che dire, Angelo, grazie. Grazie a te, grazie a voi, a Rete 8. Grazie Angelo per questa ricetta. Grazie a te Jennifer e un saluto ai nostri telespettatori. E mi raccomando, rifate questa ricetta a casa. Io vi aspetto tutti i giorni su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. Grazie per essere stati insieme a noi. Caro saluto.